Ciao a tutti, io tra i libri che ho letto nella mia vita ho voluto scegliere I ragazzi di Via Pal, che nonostante sia un libro tanto triste, perché io ho pianto tantissimo alla fine del libro, mi è appunto piaciuto tantissimo e ogni personaggio è mosso da qualche spinta segreta, da qualche tratto del proprio carattere e risponde in un modo o nell'altro alla pressione del gruppo, sbilanciandolo e bilanciandolo. Quindi questa è una cosa molto bella. E una frase che mi ha molto colpita di questo libro è stata una riflessione che ha fatto la scrittrice, che ora vi leggerò. E lei dice che questo è un grande libro in cui i protagonisti sono raccontati senza condiscendenza, senza nessun compiacimento nostalgico per l'infanzia, senza la retorica dell'innocenza e della spontaneità dei ragazzini, ma come personaggi veri e propri, ognuno mosso da qualche spinta segreta. Quindi a me questa frase mi è piaciuta tantissimo per il fatto che a quell'età è spensierato e è sempre felice e non lo so, mi è piaciuto tanto e lo consiglio a chiunque. Un paio di settimane fa ho letto questo libro che si chiama Svegliami a mezzanotte ed è scritto da Foni Marino. Devo ammettere di non essere una persona che legge molto, ma questo libro mi ha colpita da subito. Ed essendo anche breve, sono riuscita a leggerlo in un paio di giorni. Subito dalle prime pagine sono rimasta colpita dal coraggio e dal modo in cui Fuani è riuscita a scrivere la sua storia nonostante tutto ciò che ha subito. Vi consiglio di leggerlo perché personalmente, oltre che a emozionarmi, mi ha fatto riflettere molto. E per quanto riguarda la citazione, non ce n'è una che preferisco, però penso che tutto il libro possa insegnare qualcosa a ogni persona che lo legge. Ciao a tutti, sì, sono in pigiama anche oggi, ma se non vi siete scandalizzati la volta scorsa, neanche questa lo farete. Inizio facendo una piccola premessa, ovvero che non sono per nulla un lettore accanito e leggere è un'attività che detesto. Il libro che vi consiglierò oggi, nonostante non mi piaccia leggere e sia stato obbligato a leggerlo per scuola, mi è davvero piaciuto molto. Si chiama La ragazza delle arance. Allora, parla di un ragazzo che trova una lettera di suo padre ormai defunto da diversi anni, nella quale viene raccontata la storia della ragazza delle arance. Il ragazzo inizia a leggerla e rimane subito colpito anche già dal fatto proprio che il padre abbia lasciato in eredità questo suo romanzo, se così si può chiamare. Quindi incuriosito inizia a leggerlo. E non vi dico come va avanti, perché mi è piaciuto questo libro e perché lo consiglierei. E innanzitutto, come ho già detto, è molto veloce da leggere, scritto in un modo davvero molto semplice, apprensibile a tutti. Ha anche diversi messaggi dietro, ma non ve li dico perché secondo me li capirete immediatamente. È un libro che però suscita molte emozioni, sia positive che negative. Adesso vi leggerò una breve citazione che mi aveva molto colpito quando l'ho letto diversi anni fa e che mi ero appunto segnato piegando la pagina. So che non si fa, però io l'ho fatto. Del resto, tutte le favole hanno le loro regole. Sì, forse sono proprio le regole che distinguono una favola dall'altra. Non è sempre necessario capire queste regole, bisogna solo seguirle. Se non lo si fa, le promesse non vengono mantenute. Capisci, Georg? Perché Cenerentola doveva tornare a casa del ballo a mezzanotte? Non ne ho idea, e sicuramente non l'aveva neanche lei. Ma non si possono chiedere certe cose quando ci si era già lasciati trasportare con un incantesimo nel più meraviglioso regno dei sogni. Allora bisogna soltanto accettare le condizioni, e sono sempre così incomprensibili. Se Cenerentola vuole avere il principe, allora deve riuscire ad andarsene dal ballo prima che le campane suonino la mezzanotte. È così semplice, così chiaro. Deve seguire le regole. Se non lo fa, perde l'abito da ballo e la carrozza viene trasformata in una zucca. Perciò si preoccupa di tornare a casa prima di mezzanotte. E ce la fa appena. Perde soltanto una scarpa per strada. Guarda caso, è proprio quella che fa sì che il principe alla fine la ritrovi. Erano le sorellastre cattive che non seguivano le regole, e a loro andò proprio male.
penso di non dover spiegare il perché abbia scelto questa citazione. Ciao, alla prossima e spero che comprate il libro e lo leggiate. Ciao! Il libro che ho scelto è questo, è di Leo Buscaglia, La coppia amorosa, la sfida delle relazioni umane. Perché l'ho scelto? Allora, mi piace innanzitutto molto il titolo, che è diviso in due, e quello che spicca di più è appunto la coppia amorosa. Molti penseranno che in questo libro si parli soltanto di un amore fra appunto una coppia, quando in realtà non è vero. Buscaglia descrive ogni tipo di amore, che può essere fra il genitore e il figlio, fra due fratelli o semplicemente fra due amici. Inoltre descrive molto accuratamente tutte le emozioni e i sentimenti che contornano questo tipo di legame. Buscaglia ci invita inoltre a osservare, ad ascoltare l'altro, e cercare insomma di relazionarsi il più possibile. Perché lo propongo adesso? Secondo me è un buon libro, un buon spunto di riflessione, soprattutto in questo momento che siamo costretti a relazionarci con una cerchia ristretta di persone, che può essere la nostra famiglia, semplicemente il nostro coinquilino, il nostro vicino. E secondo me, insomma, poteva essere un buon spunto di riflessione. Il professore ci ha chiesto di leggere un passo e vi volevo proporre questo. Quindi, se vogliamo comunicare, bisogna stare attenti alle parole che usiamo, perché potrebbero essere loro a usare noi. Possiamo e dobbiamo controllare le parole e cambiare la definizione e i sentimenti che ci suscitano. Solo in questa maniera diventeremo liberi di controllare le nostre vite, perché le parole hanno il potere concreto di determinare i nostri sistemi di valori e le nostre azioni. Usatele invece di farvi opprimere da loro. Anche se le parole sono la nostra maggior fonte di comunicazione, non sono l'unica. Ci parliamo con strette di mano, sorrisi, abbracci, risate, sguardi, contatto fisico e con una miriade di gesti. Anche questi sono linguaggio e possono esprimere più di una parola. Questa è la storia di Eragon, un libro scritto da Christopher Paolini, ambientato nel mondo magico di Alagaesia.
Ophira. I loro destini sono legati. Essi dovranno sconfiggere il male, liberare la loro terra dalla tirannia. Il libro parla della loro avventura e di ciò che dovranno compiere per poter raggiungere lo scopo finale. L'autore riesce abilmente a far suscitare parecchie emozioni, tra cui l'amore, l'odio, la compassione, la tristezza. Nel libro prevalgono le guerre, le lotte, l'odio, però ci sono anche altri sentimenti, come l'amore e l'amicizia. Infatti il legame che Aragorn ha con il suo drago è unico. Il libro insegna che il passato oscuro delle persone non ha importanza nel futuro o nel presente, oppure come l'alleanza sia importante per poter sconfiggere un nemico, oppure come per esempio Aragorn, che mai si è arreso. Tuttavia la storia di Aragorn non si conclude nel primo libro, ne esistono altri tre che continuano la saga,